Nuovo appuntamento con 2020, il nostro faccia a faccia dedicato all'approfondimento inizialmente di temi politici e poi da un certo momento in poi, a partire dalla scorsa settimana, abbiamo aperto una finestra di riflessione su quello che è l'argomento di queste ultime settimane. Con una Italia in preda al panico, alla psicosi, con dei fondamentali economici e degli effetti. Eh, particolarmente gravi e consistenti ma di cui parleremo nella seconda parte della a, trasmissione avrete già capito ci occupiamo anche quest'oggi di coronavirus ugo bentrovati ciao danilo bentrovati beh è la seconda puntata che dedichiamo nel giro di sette giorni eh, come voglio dire impone il copione l'attualità All'emergenza coronavirus bisogna dire che le notizie buone ci sono, nonostante abbiamo superato giorni improntati all'allarmismo, quando non alla vera e propria... Uh, psicosi, bisogna dire che molte di queste notizie arrivano dai focolai cinesi che stanno perdendo di intensità. Bisogna dire che per quanto riguarda il meridione e eh, la Calabria, le misure abbastanza vigorose no, che rientrano nel decreto varato dal governo sono molto più attenuate. Questo ci lascia ancora pensare che insomma ce la stiamo cavando bene. Eh sì, ah. però dobbiamo anche dire che la discussione deve essere ormai orientata su due binari che corrono paralleli ma non si incontrano mai. Quello sanitario, dove effettivamente la preoccupazione è eh, abbastanza contenuta, nel senso che le misure producono i loro effetti, l'altro binario invece è quello economico e sociale, dove invece proprio non stiamo affatto bene. Gli effetti sono stati devastanti, ci sono stati diciamo, soprattutto danni che ha patito, continua a patire la nostra economia, in prospettiva patirà ai noi. Anche il turismo, se non ci mettiamo subito in carreggiata, questo è un riferimento, meglio un invito che va anche al nostro governo regionale, varate al più presto una giunta con un assessorato al turismo forte e poderoso perché bisogna rimettere in carreggiata l'offerta calabrese. Però tanti danni economici li hanno patiti i cinesi d'Italia, gli amici cinesi eh di Calabria e noi abbiamo un rappresentante del commercio cinese, il signor Chen abbiamo qui con noi. Grazie per essere venuto. Grazie a voi per avete invitato. Eh. Che noi chiameremo Antonio in maniera Antonio. diciamo molto No, è perché questa storia Antonio si italianizzato ormai, si è, eh, 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 Sì, eh, Sì, sì. Eh. No, perché questa storia è singolare, nel senso che tutto questo percorso ha vissuto sostanzialmente due fasi, ecco perché Antonio è qui con noi in studio. Nell'emergere della uh, vicenda con coronavirus i negozi cinesi sono stati sostanzialmente, il contrario del presi d'assalto, svuotati in una maniera incontrollata, nel senso che nessun italiano o pochissimi italiani andavano nei negozi cinesi per paura rispetto alle notizie che arrivavano dalla Cina. Di essere infettati da qualche manichino, perché ecco. poi noi <ride> riusciamo a fare delle stronzate incredibili. Ecco. La seconda parte di questo percorso è eh, invece quella che ci vede protagonisti, con l'Italia con un numero di contagi eh, spaventosamente in crescita e i cinesi che <ride> reagiscono. Con una vera e propria serrata delle loro attività hanno abbassato le eh, saracinesche. Io sono entrato nel negozio del signor Cern e mi hanno fatto il tampone <ride> no, no No, 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 assolutamente. Allora, Antonio, eh, partiamo dall'inizio: come avete vissuto no? quei giorni nei quali eh, nei vostri negozi non entrava più nessuno, quasi come se foste voi? Tutti quanti una sorta di appestato. Dieci terribili giorni sono stati, eh, Michele? Sì, 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 sì. Allora, ah, com'è andata sono... quella vicenda? Allora, in quando è successo in Cina, partito con la coronavirus, virus italiani hanno sentito su Fox crime su Trigiornale, allora pensano che noi cinesi, come un trasportatore dei virus, hmm. quindi hanno paura di noi che come si intrecciava con un cinese può prendere infetto di virus. Mm. Quindi hanno, tutti hanno paura di entrare nel nostro negozi a fare acquisti. Okay. E questo, questo ha causato delle conseguenze. Sì. Sì. Adesso poi... Momenti, momento come adesso ritrovato. Allora aspetta, aspetta sì. diamoci del tu, così velocizziamo il sì. dialogo, aspetta mh, nel, nel dirmi la, 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 la parte successiva di questo percorso, perché per esempio c'è stato un eh, negozio gestito da imprenditori cinesi in quel di Cosenza, anzi se sì. non vado errato, in quel uh, di Montalto, uh, Montalto, che a un certo punto talmente erano disperati che hanno levato la manodopera cinese, hanno messo manodopera italiana. Italiano. Per dire venite perché ci sono italiani. <ride> sì, per fare ai gente per capire che qua lavoratori sono tutti italiani, però in che realtà, senso. ma che serve? Il titolare è un cinese. <ride> A meno sempre c'è un contatto il titolare con gli operatori. Certo. Cioè, Io no, non lo vedo su quello punto di vista che ha significato. Cioè, e, e già i suoi clienti già capisce mm. e titolare è un cinese sempre non cambia niente Antonio lei che attività commerciale svolge? io ho un'attività tratta di ingrosso di pereteria ah. abbinamento e pereteria quindi nei giorni in cui gli italiani si tenevano a debita distanza insomma no? presi da una sorta di psicosi, sì, avrete, ma avrete però avrete subito questo colpo, vi siete sentiti noi, anche un po' discriminati. A noi, su parte, sui nostri clienti cinesi e mm. sui clienti italiani si sentono poco. Loro no. hanno fiducia di noi, che lo sapevano, i merci, cioè i prodotti, non trasportano i virus. Poi, anziché noi, il nostro merce già è arrivato prima di quando è successo la Cina, quando è successo il virus. Poi però c'è stata una scelta che un po' rumorosa, no? noi eh, diciamo, i nostri telespettatori lo sanno, eh, la nostra sede è alla Mezzaterme Terme e in particolare a Sant'Eufemia che nel panorama regionale è, una, è uno di quei centri dove c'è una eh, elevatissima percentuale di eh, negozi gestiti da eh, imprenditori cinesi, è uno cinesi. snodo, un po', è no? uno snodo insomma, del commercio cinese in Calabria e a un certo punto una mattina, qualche giorno fa… Per chi attraversava la via principale di questa cittadina, che è una sorta di piccola Chinatown, ehm, si è potuto rendere immediatamente conto che tutte le Saracinesche erano abbassate al punto da svuotare letteralmente la via centrale di Santo Feimo. Perché avete deciso di chiudere? Allora, eh, solo dal punto di vista mio, mm. come mh, Italia che succede, sta no, <coughs> succedendo questo... Ogni giorno si aumenta gli mm. infetti sui virus e noi dal punto di vista, noi abbiamo visto, il governo italiano ha messo le mani per fermare mm. i virus. Abbiamo visto, c'è cioè, tante persone che ancora in giro che parlando di, di virus, di questo coronavirus, è soltanto o è una influenza normale. Mm. Mm. Sì. Non bisogna fare attenzione. Da questo punto di vista abbiamo deciso di chiudere alcuni giorni per vedere un po' la situazione come cambia perché le persone che quando è successo Lombardia sul Veneto sappiamo i tanti calabresi che vivono di là quindi potrebbe essere quando è successo quella corpa i tantissimi calabresi stanno scendendo perché la scuola è chiusa l'università è chiusa mm. quindi questa gente perché questo virus coronavirus quando uno ha infettato non ti accorgi nemmeno che tu sei infettato Certo. Perché sulla salute non li senti. certo okay. Da um, quanto okay. tempo sta lei qui in Calabria? Lei parla oh, molto bene. Dieci anni. Ah, Grazie. Cioè, è ormai è uno, è uno di noi. insomma. Sì, sono, eh? sono qualcuni anche di Aleppo di Calabrese. Eh. Adesso com'è la situazione? Passata la prima, ci auguriamo, prima e ultima ondata di panico, Insomma, no? sebbene l'emergenza è ancora per Manga. Quando riaprite? Insomma. Abbiamo, non abbiamo la data precisa. Penso fra qualche giorni per vedere un po' la situazione. Sente che è un po' più tranquilla la situazione? Ti per sento noi no. No. No, <ride> no, per me no, per me no, per me no. Personalmente io non lo sento perché lo vedo su tre giornali il paramento la camera dei deputati, ma io vedo proprio Se ne hanno... sono accorti pure i cinesi, <ride> che non funziona No, a me, a a me. Da me. <ride> Io sono più italiano che invece il cinese, però io da due punti di vista riguardo le, le cose della situazione, come i deputati, uno. Eh, tanto viste anche voi, sono, alcuni hanno messo una maschera mm. dice: La maschera non è che tanto per significato sono malato, è una protezione che devo proteggere certo. da solo. Ok. Alcuni come i deputati sgarbi, mm. il signore sgarbi gli ha detto: è una. Inflazione. Sì, vabbè, è una, una sciocchezza. sciocchezza, lui sostiene che è, una, che è una cosa. È una influenza normale. Ah, sì. ma, ma però noi siamo cinesi. Quindi abbiamo visto in Cina che cosa è successo, ok abbiamo visto com'era grave la situazione, pensiamo quindi, dobbiamo aspettare per vedere come si sta. Per svegli. vedere la situazione, <ride> Ugo. Il, la parola giusta per definire questa vicenda che ci ha raccontato. Antonio in italiano è Nemesi <ride> perché? perché questa cosa, Antonio, è, è, cerco di tradurlo, è come se fosse una vendetta della storia no? perché all'inizio siete stati discriminati, eh, indicati addebitati e ora legittimamente la comunità cinese dice guardate siccome gli italiani <ride> stanno dimostrando di non gestire molto bene questa situazione, sai che c'è chiudiamo per proteggere la situazione e questa è una abbiamo vera abbiamo scherzato troppo <ride> dando patenti di un tore a destra e a manca e adesso la vera patente insomma, è capitata purtroppo di però subito, se eh. tu sei d'accordo volevo chiedere ad Antonio un'altra cosa no? In Italia, come tu hai ha sicuramente avuto modo di renderti conto, eh, questa cosa degli arrivi degli stranieri, soprattutto nel corso degli ultimi anni, è una cosa che ha causato molte polemiche, molte contrapposizioni tra le forze politiche. Naturalmente gli arrivi di cui parlo sono quelli che diciamo, um, i migranti africani... Eh, voi, no? come cinesi, qual è la vostra percezione? Cioè, vi siete, siete integrati, riuscite a fare all'interno delle comunità? Oppure i cinesi siete una comunità che naturalmente siete ben più danarosi dei migranti africani no. e quindi, e quindi diciamo, ve ne fregate dell'integrazione? Cioè, qual è la vostra percezione rispetto all'Italia, all rispetto alle comunità che vi ospitano? Come io. Personalmente io mi sono integrato, mm. ho tantissimi amici italiani, mm. ma io lo vedo anche in tutte le parti dell'Italia, i cinesi, la seconda generazione, già sono integrati, mm. come i miei figli. Ho tre figli, ho tre no. figli, sono nati tutto alla mezza terme. Ah. E loro, cioè io porto per fare, io ti porto in Cina, giusto per vedere. Un pochettino alla paese com'era. certo ok. Però loro gli piace più Italia invece cinese gli piace più mangiare spaghetti invece del riso, <ride> avete capito? Quindi la anche integrazione perché, anche perché sono più buoni. Eh, diciamo sì, sì, sono più buoni, sono più bravi. Vostra cucina, Senti, Senti Antonio. Ma il fatto che non è la prima volta che dalla Cina e dall'Asia, insomma, da quelle zone si sviluppino focolai, e pandemie o epidemie di questo genere, c'era stato già il caso SARS, forse tu eri ancora... Sì, sì. Ecco, Non ti fa capire che forse qualcosa in Cina va cambiato, no? soprattutto a livello igienico, nei mercati, Abbiamo. ci deve essere meno promiscuità. Io ho visto che tra le misure, per esempio, parate eh, dal governo cinese, adesso alcuni animali selvaggi non si possono mangiare, Abbiamo. non si possono mangiare più neanche certo. i cani, che selvaggi non sono. Sì. Ecco, la Cina... Cosa deve imparare da questo nuovo caso di epidemia che è scoppiato al suo interno? Allora, di geni, di personalmente, in cinese già adesso rispetto a prima, è già cambiato tanto. Sì. Ok, all'ultimo momento in questi giorni in Cina il governo già ha già realizzato un nuovo legge che per tutti quanti non si può mangiare animali selvatici. Uh, okay. Bene. È già realizzato questo legge chi mangia animali selvatici è un leato. Okay. Quindi in Cina stanno sviluppando sempre il minorare modo per uh, non succedere nel futuro. E sai cosa invidio alla Cina? Eh. Lo dico anche a te, Antonio. Lo dico il partito a comunista. Sì, il partito comunista <ride> seriamente comunista, eh, <ride> ma poi invidio. Alcune misure che il governo non si è soltanto limitato evidentemente a varare, ma a fare rispettare con i denti, ecco perché probabilmente abbiamo avuto anche una diminuzione dell'intensità dei focolari. Stanno smobilitando persino uno degli ospedali Assolutamente, costruiti. Però tra le misure più importanti ce n'è una che io invidio parecchio e che dovremmo mutuare, sia pur in maniera compatibile con il nostro ordinamento, la punizione nei confronti dei propagatori di fake news mm. o che dir si voglia di cazzate, insomma, no? Mm. perché non puoi in un momento del genere dare notizie che non Farsi. siano ecco e in questo il regime cinese devo dire che è stato incomiabile perché eh, a volte l'influenza peggiore più virale è quella dell'informazione malata no? sì, ci sono veramente pene enormi per chi fa sì, questo in Cina ultimamente sì, sì, bisognerebbe Cino, farlo anche un po' in Europa dai eh, beh, eh, ci comunque sono. è anche vero che eh, bloccano la circolazione di notizie false ma <ride> anche di quelle vere, nel senso no, che no, no, nel senso no, che comunque se c'è un bel controllo, no, <ride> abbiamo il pubblico dei notizie che pubblica quale notizia sono vere e quale notizia sono falsi. Certo. Loro, cioè Timbrava dietro la notizia. Poi ti spiega qual è stato vele, perché è stato vero, perché ci sono identificati, certo. perché è stato il falso. Dice, quindi dice guarda là è morto centinaio di persone. Poi i Italia ti mostra Certo. Di quanti sono infettati, quanti sono Ovviamente morti? Ovviamente, questo mh, rispetto alle notizie sanitarie eh, non allarghiamo troppo il campo. Perché in Cina sono un po' abituati a mettere anche l'opinione politica, insomma. No, Vabbè, noi parliamo oh, oh, di, di rispetto, è, è chiaro Cina che stanno cambiando. Se comunque. poi noi giornalisti facciamo il nostro dovere, Danilo: sì, no? certo. questa è una considerazione che facevo. Però poi trovi 4-5 deputati, al di là degli schieramenti, sì. che sparano cazzate, il loro effetto divulgatore, propagatore è molto Beh, guarda, diciamo, trovo, trovo è superiore al nostro. Vabbè, eh. certo, trovo per esempio che le mascherine in Parlamento siano state una stupidaggine eh, di proporzioni gigantesche, così come anche il videomessaggio del Presidente della Regione Lombardia con la mascherina sia stata anche una sciocchezza. Dovrebbero utilizzare più le museruole o le mordacche <ride> in Parlamento, ecco, eh, che più, più che le mascherine. Allora, Antonio, intanto grazie per aver accolto il nostro invito a essere qui a testimoniare eh, questo vostro percorso eh, che è stato un po' accidentato sulla vicenda coronavirus in Italia eh, per aver subito all'inizio la Discriminazione italiana nei vostri confronti. E per aver restituito pan per focata <ride> chiudendo i negozi, diciamo proteggendovi da. Ma aver che... infierito perché <ride> potevano essere un po' più bastardelli. Sì, nei confronti. Diciamo che c'erano tutti gli estremi sì. per il cazzeggio spinto. Diciamo. No? <ride> Però va bene Però così. Il popolo cinese è un popolo laborioso, operoso, insomma, bada molto no? al sodo e fa, Beh, non non fa ironia. No, spiccio, non dimentichiamoci no? che, per esempio, ecco, da questo punto di vista. Uh, rubiamo an ancora un minuto, noi siamo abituati a relazionarci con alcuni popoli in una maniera forse troppo superficiale, ecco. nel senso che la descrizione di Beh. questa uh, Cina arretrata, di questa Cina sanitariamente a rischio, eh, mh, dimentichiamo che la Cina e il popolo cinese hanno una tradizione ultramillenaria, eh, ultramillenaria una cultura eh, ricchissima. Eh, una cultura che ha tanto anche da eh, insegnarci. Noi saremo anche il bel paese ricco grazie di cultura, Daniel. ma la Cina ha tanto da insegnarci su molti punti. Se andiamo eh, nello vista. spazio, la muraglia si vede. Eh. In Italia si vedono le coballe, c'è questa <ride> differenza, insomma. <ride> Va bene, allora grazie Antonio, no, grazie buon lavoro, te. riaprite in fretta, mi raccomando, non prendetevi troppo tempo. Tanto in Italia insomma, dire, le cose sono Sembrano drammatiche ma non lo sono quasi mai. Diciamo. Poi eh. c'è una parola, vuole dire a tutti sì. quanti, no, quando apriamo nei nostri negozi forse ritrovate tutti gli operatori con la mascherina. Eh. Quindi ah. non preoccupate <ride> che siamo no. tutti per bene, soltanto loro vogliono essere protetto. Beh, giustamente. Da Quindi sotto. riapriranno presto i negozi cinesi in Calabria, ma come dice Antonio... Non vi preoccupate, ci troverete tutti bardati con le mascherine, ma non c'è nulla di cui. Quella di Antonio Saraner Azzurra, forza! Inda! Forza, Int! int. Lui ha detto: inter, inter. Però, vedi? Io sono <ride> italiano, tu sei diventato un cinese. Lui parla bene l'italiano. Eh? Grazie, Antonio. Io un po' meno il cinese. Ah. Eh. Non si preoccupare. Poi la università di Catanzaro, senza apro uno studio per imparare la lingua cinese. Berreno. Bene, anche perché lui è già avanti, perché a, <ride> perché a volte dice cose in italiano ma non si capiscono come se fossero in cinese. Va bene, a tra poco. È a una lingua bellissima. A tra poco. Arrivederci a tutti. Amici riprendiamo seconda frazione del nostro 2020, la seconda puntata che nel giro di pochi giorni dedichiamo all'emergenza coronavirus, ce ne stiamo occupando, la stiamo guardando da diverse prospettive, prima l'abbiamo fatto credo in un modo eh, originale, leggero, senza comunque nulla togliere, caro Danilo, certo, certo. a quella che è la serietà della situazione dal punto di vista dei commercianti, degli imprenditori cinesi che tantissimi insomma, operano eh, in Calabria, nel meridione e più in generale in Italia, lo abbiamo fatto con il signor Chen che con un ottimo italiano ci ha restituito un po' eh, le impressioni di molti suoi connazionali rispetto a... A quello che è un vero e proprio dramma, un dramma soprattutto per quanto concerne il commercio. Ma caro Danilo, eh, la Calabria è assurta gli onori delle cronache recentemente per eh, un altro caso, rimanendo sempre in ambito coronavirus, che ha riguardato la cittadina di Cetraro. Sì, è un eh, caso conclamato, eh, certificato. Purtroppo e a gestirlo in eh, prima battuta, fronte avanzato, perché questo sono. Eh, I sindaci, lo dico a dispetto di tante stupide, sciocche narrazioni che spesso si sentono: eh, la prima eh, presenza dello Stato, la prima risposta alle persone a cui i cittadini istintivamente si rivolgono, e meno male che ci sono, sono proprio i eh, sindaci, i primi cittadini. E con noi in studio Angelo Aita, che Salve. è sindaco del comune di Cetraro, eh, cittadina dove c'è l'unico caso calabrese di un eh, paziente eh, affetto da coronavirus. Lo ricordiamo, è un eh, paziente che è giunto dal nord, che ha un eh, quadro clinico eh, particolare, nel senso che è un paziente sottoposto a eh, dialisi. Allora, ci dica, sindaco, come... Uh, intanto, come ne è venuto a conoscenza e qual è stata la sua prima e immediata risposta, poi avremo modo di ragionare sì. anche sul come si è sviluppato questo caso cetraro che sui social poi ha determinato un po' di confusione. Un po', no? Qual è stata la sua reazione? Uh, sì. Io sono venuto a conoscenza direttamente la domenica mattina, di mm. uh, una settimana fa, perché mi hanno comunicato, avvisato una parte della, della famiglia della presenza eh, di questo soggetto che venivano da una zona non rossa ma per le patologie che aveva svolgeva terapia in un ospedale di una zona rossa. Primo punto, poi continua. Allora, perché eh, sempre sui social eh, si era diffusa questa eh, notizia, questa fake news che questo signore, questa famiglia... Con un approccio evidentemente irresponsabile, è tornata, è andato in giro. No, in realtà, chiariamo questo concetto: il signore in questione, la famiglia, ha avvisato l'autorità sanitaria locale, che è il sindaco, sì. giusto? Eh, in qualità di, eh, di autorità sanitaria locale, ho invitato oh, sia lui che la moglie di, di rimanere ai domiciliari eh, in permanenza volontaria. Mm. In attesa che si fosse chiarito con la struttura ospedaliera, dove mi sono immediatamente messo in contatto perché aveva bisogno di dialisi e sappiamo che è vitale. Ah, certo. E, messo in contatto con il reparto di dialisi, che ha svolto un lavoro eccezionale a dimostrazione che la sanità pubblica in Calabria è un punto di riferimento e bisogna investire. Eh, Lo diciamo ehm. su un ospedale, quello di Cetraro, che insomma, insomma, ne è passata qualcuno Ne sta passando e ne passa qualcuno, eh. ma è stato veramente incombiabile il lavoro degli operatori sanitari, di, del, del primario Roberto Petit, che si è assunto la responsabilità insieme ai suoi colleghi di trattare il caso con eh, in assoluta sicurezza per eh, tutti gli altri pazienti, l'ha trattato e ha avuto anche la. Uh, l'intelligenza di, di richiedere un tampone anche se il soggetto era sintomatico ed è asintomatico e secondo i protocolli sui soggetti asintomatici non si fa nessun prelievo di tampone eh, è uscito positivo non ha cambiato il percorso del protocollo previsto se non quello di eh, con eh, ordinanza mia prima e poi dell'Asper, perché l'ultimo decreto ha cambiato le la procedura dando in mano tutte le autorità sanitarie, il compito di gestire, come è giusto che fosse una certo. parte, di gestire tutti i casi, e ha portato a, a mettere in quarantena domiciliare non solo i soggetti, ma anche coloro che hanno avuto contatti con... Siete ehm... riusciti poi ad isolare questo caso? Sì, siamo riusciti a i costruire, sono stati, come diceva, a, costruire, millilio, a no? chiudere questa catena, sia chi ha viaggiato con che Nel soggetto, e sia coloro che hanno avuto anche se un, un minimo contatto con, eh, il, soggetto con il paziente tramite bus, insomma, tramite bus, quindi si è riuscito anche a rintracciare coloro i quali hanno. rintracciato tutti coloro che viaggiavano con, ah. eh, con il soggetto, e tutti coloro che hanno avuto anche se pur un minimo contatto di saluti. Con eh, la cittadina con come il sta soggetto. reagendo? La sua cittadina? Beh, che ci sia paura e panico. Questo è evidente, c'era già mm. prima si immagina adesso. Um, è, il, è il problema che abbiamo noi sindaci che hanno i sindaci in mm. genere in questa casa è proprio gestire questa paura e questo è il panico perché che noi dobbiamo che si debba seguire i protocolli nazionali fatti uh, dai sanitari è, è fondamentale certo. perché si tratta di eh, contenere, capire, racchiudere ehm, e, e risolvere il problema quindi è fondamentale questo per cui su questo abbiamo delle certezze di come comportarsi. Le scuole sono aperte, gli uffici pubblici sì, normali. È quello che è previsto dal, certo. dal, 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 dal protocollo. Eh, il problema è che invece complica la vita dei sindaci, eh, ma che li opera sul territorio, è proprio dato dalla paura e dal panico. Lei non immagina quando centinaia e centinaia e centinaia... Io ho passato la giornata di sabato e di domenica chiusa all'interno del comune solo per rispondere rassicurare per cercare un po di assicurare di, di tranquillizzare la, la cittadinanza una cittadinanza Danilo a vocazione turistica quando parli eh di certo, Cetraro parli di una delle perle dell'alto tirreno certo. e eh, immagino che ci siano già molti timori perché la stagione primaverile estiva è a un Ma tiro ti, di schioppo no? i timori stranamente parliamo di un'emergenza sanitaria mm che ci porta ad avere, c'è bisogno di responsabilità e di consapevolezza, la consapevolezza la, la si acquisisce nelle difficoltà, certo. E' questa consapevolezza che porta poi ogni mio concittadino, ogni cittadino calabrese e italiano, a capire insomma, anche delle norme di igiene che dovrebbero essere la normalità certo. eh, all'interno di, eh, all di un percorso. Oh, può produrre anche degli effetti positivi sul piano di una consapevolezza sanitaria, questa. Ma dall'altra parte è evidente che eh, per la Calabria, ma per Cetà in modo particolare, che ahimè, io sono sfortunato, ma gli eventi su Città non sono pochi. Se mm. lei pensa partendo dal Giro d'Italia, mm. il femminicidio, Perto. gli eventi... L'aver risposto però con prontezza con efficacia sì. e con competenza come diceva, diciamo che tutto il sistema cetraro e cetrarese no, ha funzionato in modo molto Ma compatto ha funzionato anche il, il, sistema, il sistema Calabria ecco, credo che sia stata una lezione molto importante sì. per Dove le strutture dato... di commissariamento sì, della sanità perché ci sono situazioni e presidi come quello cetrarese che devono essere potenziati, altro potenziati. Che smantellarli pubblico, o alleggerirli il no? pubblico deve essere potenziato perché ha dimostrato che l'unico valore in caso di difficoltà e di emergenza che ci può dare eh, di cui possiamo avere fiducia così come eh. la medicina territoriale le mani della quale sono. si stavano per ma consumare delle non, certo. nefandezze è questo importante questo. dire una cosa che in questo processo non c'è solo il sindaco che il sindaco in, 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 nella fase di, di gestione del, eh, del, dell'emergenza ha un ruolo marginale sul problema certo. ha un ruolo molto diverso però la vi garantisco che anche la macchina che è stata sperimentata sul caso, caso sì, Cedaro, sì. no? sì. che, che è stata sperimentata con le dovute difficoltà che tutti noi conosciamo, essendo una cosa che non si conosceva, insomma tutto il resto, ha risposto bene ehm, e la vicinanza da parte del, del governo regionale, insomma, la, la, la Presidente della Regione Iole Santelli. Non passo un'ora che non telefona mm. per capire se la città ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di rassicurazione. Io oggi sono stato anche in cittadella regionale per chiedere che in questo processo c'è bisogno che gli organi competenti, chi gestisce il caso, mi, mi mandi un bollettino uh, giornaliero in modo tale che io lo possa con il lavoro. Ha recepito in questa un bollettino giornaliero in modo tale che io possa comunicare ai miei cittadini la certezza che viene dalla scienza certo. per evitare proprio che sui social esca eh, di tutto... A, a, a proposito di questo, io le voglio fare sì. eh, diciamo, una domanda per eh, precisare il, i contenuti di una sua precedente risposta e poi apriamo anche questa riflessione eh, che lei stava introducendo sulla... Eh, come poi questi episodi raggiungano e vengano raccontati sui social network. Lei poco fa ha ripetuto tre volte, ne ho preso nota, eh, va rafforzato eh, l'impianto pubblico sanitario. Ha, ri ha ripetuto tre volte la parola eh, pubblico, no? perché su Cetraro lo sappiamo è in atto da tempo una eh, smobilitazione a voler essere buoni. Lei sottolinea pubblico perché per caso è preoccupato del fatto che alla smobilitazione di un presidio sanitario pubblico eh, segua il rafforzamento di strutture eh, private, se la scelta è in direzione del privato lì, no, lungo quel io, versante? No, io dico pubblico perché non aver pensato in questi anni a rafforzare il pubblico. Gli spazi sono stati occupati dal privato per dare risposte in termini di servizi sanitari. Mm. Allora, eh, il pubblico ha un ruolo fondamentale e lo stiamo vedendo adesso. Oh, questo non sta a significare che il privato deve scomparire, ma il privato deve integrarsi nei servizi che dà il pubblico per aumentare i servizi sanitari. Messaggio arrivato a destinazione. Eh, secondo... Speriamo. Beh, Speriamo, abbiamo in corso una americanizzazione del servizio sanitario eh. in alcuni fattori. Allora, la second, il secondo elemento, Ugo, eh, in, quella, eh, in quella caotica giornata, perché caotica lo è stata, ehm, a metà eh, pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale della presenza della giunta regionale, a firma del presidente Santelli, in cui veniva detto in, a chiare lettere, in maniera... Eh, Indiscutibile che a Cetraro c'era un sospetto caso di coronavirus, Vero. nel corpo del comunicato c'era scritto che il primo tampone era stato con esito positivo e che naturalmente si attendeva la dovuta conferma da parte dell'Istituto Superiore, Superiore Sanità. di Sanità. Che cosa accade? Accade che eh, anche per colpa di qualche eh, giornalista frettoloso e affezionato ai click, il caso probabile di Cetraro è stato diffuso come già certo, già acquisito, eh, qualche testata ha persino cambiato poi titoli, articoli insomma tutto il resto. Da questo si è scatenato su Facebook una ridda di eh, ingiurie, di offese, peraltro anche noi ne siamo stati eh, destinatari sia pubblicamente che con messaggi privati, eh, addebitando ai giornalisti chissà quale eh, responsabilità. Oggi non si legge, non si, no, non si legge più no? il contenuto, non si legge più, non ci si approfondisce, perché quando un titolo dice sospetto caso di coronavirus, eh, si rimane in attesa della eh, verifica, non è allarmismo, quella è un'informazione corretta. Certo. Però c'è questo problema serio, nel senso che anche se si fanno le cose per filo e per segno e correttamente, questi diavoli di social media poi trasformano tutto. Eh sì, l'impressione che ho io è come voler attraverso i social farci del male continuamente, perché la, la notizia sensazionale non è quella che si sta bene, la notizia sensazionale è che si deve star male, quello <ride> fa notizia um, e hanno, hanno creato un serie di problemi, intanto con disinformazione, dalle fake news create proprio notte, ad arte, sì, sì. art, eh, dal Cogliere della Sera, dalle testate giornalistiche, eh, insomma, dove diventa difficile per coloro che eh, come dire, guida e eh, vede questi social eh, come strumento semplicemente di conoscenza. Ehm, e questo è un motivo di grande difficoltà per cui anche ho anche dovuto comunicare che le notizie ufficiali vengono solo trasmesse unicamente al sottoscritto. O per quanto riguarda la no, comunità, che, o per quanto riguarda. che poi, la... nel, nel vostro caso, addirittura abbiamo assistito alla creazione di un protocollo specifico perché all'esito positivo eh, del chiaro, primo sì. tampone si è addirittura, diciamo, costruito un secondo tampone dell'annunziata di Cosenza che era negativo. Per cui. Cioè, <ride> si è costruito un mondo addosso. Io capisco uh, gli eventi e devo dire la verità. Uh, come dire, eh, quella paura della positività che era evidente eh, del panico iniziale ma anche la speranza dell'attesa del, della però, verifica diciamo no? che la situazione è stata gestita con buon senso non solo dall'autorità più alta in campo in ambito ma anche, sanitario, dai, medici, ma anche dai, dai medici eh. dalle istituzioni comunali comprensoriali io però dico una Beh, cosa eh, sindaco abbiamo avuto una fortuna mm. certo la vale. fortuna è stata che il il test fatto sulla, sulla convivente, sulla moglie, è risultato negativo, ne, negativo che è a dimostrazione di ciò che anche eh, la direttrice vidologa dell'annunziata dell che ha fatto il test, eh, ribadeva su, sui soggetti positivi ma asintomatici, che non hanno nessun sintomo dove è possibile poterlo trasmettere, insomma, la percentuale è bassissima, mm. proprio bassa di contagi e la dimostrazione ne è. Certo. che la moglie che sta con il soggetto 24 ore su 24 è risultata negativa. Ecco, la, questo un pochino diciamo ma che aiuta, è, molto. aiuta molto sul piano psicologico. La catena della disinformazione pompata anche un po' in malafede, anche da colleghi, diciamolo, dai, per eh qualche sì. clic in più, hai ragione, sui social ha comunque trovato un sistema cetraro, no? che poi è il sistema che dovrebbe caratterizzare tutte le comunità. E i comprensori coesi, un, uh, un ottimo avversario. Insomma, ha vinto il buonsenso, ha vinto il reticolo delle collaborazioni istituzionali sul territorio. E secondo me Danilo ha perso il social, l'universo social, perché anche i soggetti, caro Sindaco, più eh, creduloni, no? più suscettibili di essere condizionati da quella che è la circolazione di fake news, si stanno rendendo conto che i social. Sono proprio il contrario dell'utilizzo del buonsenso, improntato al buonsenso dell'informazione. Quindi, eh, Facebook, eh, lo stesso Twitter, eh, che hanno un po' esagerato, ne escono con le ossa rotte perché non c'è stato autocontrollo. Ha vinto eh, il buonsenso, il buonsenso però dei territori. Ha vinto il buonsenso dei territori, e, e questa vicenda è stata una lezione anche per, eh, per tutti noi. Io non vi nascondo che non sono un amante dei social e le mie comunicazioni non sono neanche molte, mm. però anche in queste comunicazioni il mio pensiero era uh, di dare comunicazione rassicurante ed essere un punto di riferimento nella certo. comunicazione perché la mano è facile che venga uh, presa anche da altri, anche, anche altre istituzioni. Però il social adesso può essere. Armato positivamente come strumento di promozione, perché certo. non è finita. Insomma, noi no, abbiamo è, visto no. anche dal calo delle prenotazioni che si registrano è, già da adesso in tutta quanta l'Italia in previsione dell'estate, che il eh, danno al turismo immagina, già c'è e quindi lei, bisogna correre ai ripari. Lei, lei, no? lei immagina uh, una cittadina come ci che vive solo. Turismo dipendente: turismo dipendente. Eh, che mazzata che è questa che è arrivata. E qui c'è bisogno, ecco io la, la, la solidarietà che chiedo è proprio su questo. È quello di trovare una terapia, perché nelle campagne non si, non si tratta di avere semplicemente un sostegno tutto economico. Certo. Io credo che eh, il governo regionale debba attuare una campagna di promozione del prodotto Calabria sul piano turistico? Io credo che il governo regionale che si appresta a varare, sì. speriamo in tutte le componenti, nelle prossime ore, non dico ormai più neanche giorni, Presidente Santelli, eh, la vera squadra, abbia nell'assessorato al turismo in questo momento il punto più forte e più avanzato perché bisogna fare... Un'azione di recupero dell'immagine calabrese forte, poderosa, forte. perché l'estate, la bella stagione è alle porte. Insomma, qui ci sono imprenditori, ci sono comunità turismo dipendenti che devono subito rimettere a nuovo l'immagine. Io devo dire, uh. per essere per la mia formazione. Eh, il problema non si risolva con la nomina del de No, di un è chiaro, però diventa già un segnale. E il concetto è no? che sul piano del turismo ci vuole un noi di competenze. Certo. E questo noi si mette insieme e si programma. I tempi sono ristretti perché ah, prima certo, non c'era neanche l'assessore al turismo. È no? è <ride> <è gi> <ride> eh, però però eh, abbiamo finito il tempo a nostra dispos disposizione. Ti oso con il mio consueto pessimismo, eh, nel senso che. Mentre fino a qualche tempo fa questo vostro ragionamento, il suo sindaco e anche di Ugo aveva una sua aderenza alla realtà perché eh, il carro Italia viaggiava e la regione Calabria doveva sul turismo investire per recuperare l'immagine, promuovere, in realtà penso purtroppo che questa volta la partita non sarà così semplice perché è il carro Italia che deve recuperare nella... Percezione internazionale mondiale, una affidabilità. Ma il, ma il pericolo di questa cosa è che non vorrei che il governo pensasse al caldo del Nord e non pensasse che l'Italia, siamo tutte. In questa vicenda chi soffre per di più, sono proprio le regioni dove già hanno difficoltà di per sé. Al allora, sopportare. Mi, rifer mi riferivo esattamente a eh, questo. Beh. Però è un governo che ha non dico una punta di diamante, ma un momento di positività politica, diciamo governativa in un ministro del Sud per il Sud che si chiama Provenzano e sul quale Danilo un po' di affidamento bisogna farlo. Pensavo di Cessi sì, Renzi. E <ride> <ride> allora no, ma al di là di questo poi voglio, solam po vo voglio solamente chiudere che, Sindaco, sicuramente, perché questo dice la scienza dal coronavirus salvo casi che sono estremamente limitati nel numero e con un eh, quadro sanitario generale dei pazienti già compromesso o per l'età o per diverse patologie, dicevo sicuramente dal coronavirus si guarisce. Certo, certo. Cosa che invece non accade e non accadrà a breve per quanto riguarda la guarigione da influenza sui social, perché l'influenza sui social è molto più resistente e passatemi l'espressione molto ma molto più dannosa di un coronavirus Beh, qualsiasi. ci sono, ci sono le, le due terapie la, la, la prima terapia che dal, si guarisce dal, dal coronavirus ed è un esempio di come far guarire anche l'emergenza successiva perché noi siamo già in emergenza sanitaria certo, certo. non c'è bisogno del coronavirus è chiaro e certo. eh, l'emergenza sanitaria anche qui il governo può intervenire come fa con i comuni indebitati Azzerando, se mm. vuole bene ai calabresi, ne parleremo tra social, pochissimo. Sui social è un problema di natura culturale ed educativo. Esattamente l'ignoranza non può essere messa in quarantena, no? Eh, no. Purtroppo no. Ne, ne parleremo tra poco con, il, uh, con un altro uh, autorevole ospite. Allora, grazie al sindaco. Grazie buon lavoro per i giorni a venire. Ci dai, facciamolo anche noi. Ci rivedremo, di... no, no, <ride> dai, dai. Ah. ci rivedremo con il Sindaco di volessi eh, cantare una canzone? No, facciamo anche noi, ci rivedremo con il Sindaco di Cetraro quest'estate dove andremo ecco, uh, hai... a farci un bel bagno e a no, gustare io, le belle cose. Io volevo di fare di più. Perfetto. Prima del bagno, ce lo guadagniamo, facciamo un bello speciale, uno speciale in diretta sul Su Cetraro. Sul Cetraro. Dal porto. Va bene, Grazie. così Inizio. aiutiamo. Ah, a tra poco. È inutile che ve lo dica, ma sta Ugo, sta insistendo in una maniera incredibile perché io gli ceda la rimanenza di questo barattolo che ormai è una merce preziosissima. Questo unità. lingottino d'oro. Un lingottino d'oro, ormai diciamo non è più l'oro il bene rifugio, ma la mucchina. La mucchina. <ride> <ride> allora. Ehm, Naturalmente, come eh, avrete capito, continuiamo a parlare dell'emergenza coronavirus. Noi, naturalmente, Ugo, eh, mantenendo fede a questo nostro certo. approccio, eh, trattiamo argomenti seri, argomenti complessi, che hanno anche dei risvolti drammatici, ma lo facciamo con un approccio sì di assoluta piena responsabilità, ma anche con quel po' di leggerezza che forse sì. aiuta molto nell'affrontare... I problemi anche quando questi sono complessi. Tentiamo di sgonfiare questo pallone, questa mongolfiera del panico no? Insomma, che grava poco, su di noi. Poco fa dicevamo, e poi eh, presentiamo il nostro terzo ospite: eh, poco fa dicevamo che certamente questa emergenza coronavirus eh, rientrerà e lo farà in tempi ragionevolissimi, ma eh, ormai si presta attenzione al dato sanitario eh, in misura ridotta perché. Il dato, quello più preoccupante che dovremo affrontare saranno gli effetti di una psicosi collettiva: gli effetti diciamo, di risultati, insomma, sono visibili, sono davanti ai nostri occhi. Ma noi stiamo ai dati sanitari però ospite in studio, lo ringraziamo per aver raccolto il nostro invito. Ci avevamo già tentato, ma era eh, come dire, irrintracciabile sì. perché immerso eh, in una serie, come era, in una faceva... sorta di quarantena istituzionale, <ride> Sì, perché... era in quarantena nel suo ufficio eh, ecco, <ride> al <dall 'ufficio, ride> allora, Il dottor Antonio, Antonio Belcastro, Belcastro che è direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria. Insomma, eh, chi assieme alla struttura commissariale decide poi su tante delle cose che vengono messe in campo intanto come sta andando il rapporto con la struttura commissariale dottore Belcastro? è oh. un po' più, più chiaro? Più, eh? sì, sì, sì i no, rapporti sono sempre stati buoni improntati alla mm. leale collaborazione condividiamo anche gli uffici quindi il dipartimento di supporto alla struttura commissariale non poteva che essere altrimenti ci confrontiamo su, su ogni cosa, poi magari ci sono delle cose sulle quali la pensiamo un po' diversamente. Il confronto dialettico serve proprio a questo. Per... Allora, io poggio la mucchina qui, diciamo così eh, possiamo andare oltre. Allora, mi ero appuntato alcuni dati perché, naturalmente, sono dati che. Vanno via via aggiornandosi, ma oggi le morti causate dal coronavirus nel mondo hanno superato le 3.000 unità. Eh, il virus è presente in 65 paesi: in Italia abbiamo superato i 1.500 contagi, i ricoverati sono mh, circa 640, 140 in terapia intensiva. Ma pensate, io ehm, questo dato lo metterei mh, tanto in evidenza. 798 sono sì affetti da coronavirus ma stanno a casa loro. Eh, è stato contagiato l'assessore regionale della Lombardia Mattinsoli, il test viene effettuato nei confronti di tutta la giunta. A proposito degli effetti, eh, annullato nei giorni scorsi il salone dell'auto, annullato anche il salone del libro di Parigi e la Commissione europea ha mutato la qualificazione, il rischio è alto e ha varato una... Task force, ecco in questa cornice nazionale e internazionale, ma soprattutto nazionale perché l'Italia è alle prese con questa prova difficile, la Calabria come si posiziona all'indomani del primo caso acclarato? Sì, purtroppo c'è stato anche da noi il primo caso. Purtroppo da una parte, per fortuna dall'altra, è stato gestito in maniera egregia il sistema sanitario calabrese che, che se ne dica ha risposto in maniera efficiente e con uh, efficacia. E il paziente è stato isolato immediatamente, non è appena arrivato in Calabria. E, quindi è arrivato domenica mattina alle 7.30 con uh, un pullman uh, da, da Piacenza. Eh, un paziente che eh, è, residente, è originario di Cetraro, residente in un comune della Bassa Lodigiana, Casalnuovo d'Adda, ma faceva dialisi perché è un paziente trapiantato di cuore e dializzato, quindi diciamo in teoria è un paziente immunodepresso, un paziente defedato, che sta bene al momento, eh, è asintomatico, eh, è arrivato dalla da Piacenza in Pullman e siccome Sicuramente aveva concordato, forse qualche tempo prima, di venire a passare un periodo a Cetraro, così come fa tutte le stati. Eh, noi facciamo la cosiddetta dialisi vacanza, cioè si permette a uh, calabresi che vivono fuori o turisti che vogliono venire a visitare le nostre zone di poter dializzare nei nostri ospedali. È ovvio che un paziente dializzato. Prima di partire per un viaggio, anche di soli due giorni deve preavvertire sia il centro che lascia sia certo. la zona dove va, perché devono trovare immediatamente un posto rene dove può fare dialisi. Perché se non fa dialisi tre volte alla settimana, se non la fa il primo giorno, muore. Quindi, non c'è alternativa, deve per forza trovarla. Quindi, sicuramente era in contatto. Con la dialisi eh, di Cetraro comunque con qualcuno dei medici. Probabilmente questa cosa è successa prima che eh, scoppiassero i focolai quindi era stato autorizzato a venire. Probabilmente non si sarà pensato di contattarlo per tempo e eh, quindi lui è arrivato comunque il giorno prima che ci fosse il cordone sanitario in quelle zone, nelle cosiddette zone rosse. Quindi, questa è più o meno la storia, però una volta arrivato... Eh, direttore, però le, 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 diciamo, al di là del profilo di questa storia, dove nasce, come arriva il paziente, lei poco fa ha ehm, detto una cosa, io vorrei sottolinearla, non è un eh, caso, eh, tra virgolette, normale, nel senso che, come lei dice, l'impianto pubblico, la struttura pubblica ha reagito prontamente a tal punto che in questo caso siamo in presenza di una circostanza particolare e nel senso la, eh, il servizio sanitario regionale eh, rispetto ad un caso eh, di coronavirus garantisce anche un intervento per la prosecuzione della dialisi certo. cioè, mi sembra un attimo un po' più complesso rispetto allora, a... Allora, questo è stato oggetto di discussione durante la giornata di ieri domenica perché poi entrano in campo altri fattori quindi per completare il paziente è arrivato domenica a Cetraro, è stato intercettato dai medici della dialisi di Cetraro, i quali, pensando che non fosse ancora partito, che stava per partire, pensavano di bloccarlo lì perché lui faceva dialisi a Castelpusterlengo. Questo dice: No, io sono già a Cetraro. E allora hanno preso tutte le precauzioni. Una volta che sei qua, hanno avvisato il dipartimento di prevenzione, così come noi abbiamo chiarito nell'ordinanza nell numero uno che ha fatto la presidente. E è stato isolato a casa con la sorveglianza sanitaria, la cosiddetta sorveglianza attiva a cura a carico del dipartimento di prevenzione. Quindi veniva chiamato due volte al giorno, veniva certo. sentito, si fa questo triage telefonico se dovesse avere bisogno, sia lui sia la moglie, perché aveva viaggiato insieme alla moglie. E quindi si, gli si è consentito di effettuare la dialisi, avendo, sapendo che era un. Un caso a rischio perché proveniva da quelle zone rosse, un paziente defedato, sono stati bravi i medici che hanno creato un percorso dedicato, quindi un corridoio che percorreva solo questo paziente, hanno fatto la dialisi a questo paziente in un turno, quello pomeridiano dei giorni pari che era scoperto, cioè. Il martedì, giovedì e sabato a Cetraro non dializza nessuno di pomeriggio. Fanno solo la mattina. Le eh, chiedo scusa, direttore eh, Ugo, giusto per chiarirlo, certo. eh, ora noi la possiamo raccontare come vogliamo, però l'analisi dei fatti e delle circostanze in questa vicenda ci dice che eh, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma il sistema sanitario regionale, in questo caso la struttura di eh, Cetraro ha fatto per intero ah, e re, per bene, bene il proprio dovere. Ora, eh, se possiamo, possiamo fare un passo in avanti o voleva completare? No, volevo no, completare. Io volevo sì. anche sapere dei viaggiatori nello stesso sì. autobus, poi Noi, insomma, la, sera, cosa la sera stessa che abbiamo saputo dell'esito positivo del primo test, quello fatto all'Annunziata di Cosenza, la prima cosa abbiamo comunicato a lui, al signore e alla moglie di stare in quarantena piuttosto che in isolamento volontario. Abbiamo tramite INAS rintracciato nel giro di mezz'ora i 16 passeggeri del Pullman più mm. i due autisti, più due che erano scesi in campania. Dopo la telefonata dei NAS abbiamo fatto telefonare dal Dipartimento di Prevenzione perché è l'unico deputato a prescrivere la permanenza volontaria domiciliare. Sì. Quindi li ha messi in isolamento volontario il dipartimento di prevenzione, li ha presi in carica e li ha. Eh, li sta seguendo per i 14 giorni. Quanti soggetti sono? 16 più due autisti in eh. Calabria e due in erano Calabria. in Campania. Quindi erano scesi prima? Eh. Due erano scesi prima, sì. però potevano essere stati contagiati. Eh, e li abbiamo seguiti, ma erano tutti asintomatici, stavano tutti bene. D'altra parte anche il paziente 1, il nostro paziente 1, il paziente positivo, è ancora oggi asintomatico. asintomatico. Io ritengo che se fra una settimana rifacciamo il test potrebbe essere negativo perché è passato indenne così come se fosse stata una semplice influenza, così come lo è. Questa storia della, del fatto che eh, si sia in presenza di tantissimi casi asintomatici e... Rende probabilmente la gestione di questa vicenda un po' più complessa rispetto ad altre, da, una, da un verso sì, dall'altra parte, conferma il fatto che è una influenza, è una simile influenza come tutte le influenze, può sfociare, può avere delle complicanze. Diretore, sono... ma cosa potrebbe accadere tra 14 giorni? Perché mh, è vero che insomma, siamo nell'influenza, ma siamo anche nel pieno del picco, insomma, no? dobbiamo. Lei che previsioni può fare? Qualcuno, senza... ormai io evito di fare previsioni perché intanto non sono medico, oggi ci si inventa tutti i virologi, infettivologi, eh, epidemiologi, si parla, in si parla solo di questo. e Qualcuno diceva in maniera anche stravagante, cioè qualcuno ci dice a noi italiani, io dico per noi calabresi, che perdiamo le guerre come se fossero partite di calcio, quindi ce la prendiamo. Mm. E, tanti, e perdiamo le partite di calcio come se fossero guerre cioè eh, c'è qualcuno eh, che rompe pure la televisione quando la, la, certo. la squadra del cuore perde allora non è questo il caso eh, purtroppo eh, anche la, la comunicazione voglio dire è stata fatta in maniera forse non poco corretta forse poco corretta e quindi ha, ha creato più una psicosi allora se forse se non si fosse detto nulla probabilmente questa cosa sarebbe passata come una influenza una complicanza dell'influenza ne uccide molto di più molta di più l'influenza vera e propria che il coronavirus. direttore chi ci ascolta eh, tenuto conto anche del suo ruolo eh, si aspetta anche eh, altre notizie e le solleciteremo qualche risposta con le domande successive. Eh, ma prima di scendere in qualche dettaglio dell'organizzazione, io le voglio fare una domanda che è eh, generale e preliminare rispetto a questa vicenda, nel senso che lei è stato chiamato a eh, dirigere il Dipartimento regionale di tutela della salute in un periodo particolare, con una struttura commissariale, eh, vabbè, insomma, le, le storie vecchie le conosciamo. Ehm, non c'è dubbio che oggi occuparsi dell'organizzazione sanitaria in Calabria non sia proprio eh, un sì. cimento dei più eh, semplici. Da questo punto di vista, quando ha visto che il resto nel resto del Paese, nelle celebratissime eh, sanità lombardo-venete, eh, c'era questa situazione di crisi, lei in cuor suo che cosa ha pensato? Guarda io, ho pensato la prima cosa che ho pensato è. Eh, Speriamo non capiti a noi, ma se dovesse capitare a noi, noi saremo più bravi mm. perché, sapendo di stare un pochino più indietro rispetto alle regioni più cosiddette più virtuose del nord, io ovviamente non, non, non godo del fatto che le regioni. No, ci mancherebbe, più, ah, ci mancherebbe, certo. Più, più virtuose, come, dove c'è un sistema sanitario effettivamente efficace, efficiente, come Lombardia, Veneto, la stessa Emilia, le voglio Romani, dire, certo. si trovano in questa situazione. Io dico, spesso. Noi suppliamo ad una carenza eh, di, reti, di reti istituzionali con la rete di rapporti personali. Quindi, abbiamo fatto una task force di sole sei persone e abbiamo detto: Noi dobbiamo, da, partendo da qui, coinvolgere tutti i soggetti che sono autorizzati ad intervenire, in questo caso sono quelli preposti ad intervenire, senza fare a moino come, fanno, come facciamo spesso e, cose, e seguire la cosa utilizzando le ordinanze, le circolari del ministro, eh, le disposizioni. Una, una catena di comando anche chiara, no? che capisca perfetto, insomma, il cittadino perfetto. subito. Direttore, però c'era una cosa che abbiamo Infatti, io, sì, se, fa, giusto così, abbiamo detto, noi dobbiamo avere insieme alla Presidente, per la verità, che di questa cosa è informatissima minuto per minuto e vuole essere sempre tenuta al corrente. È il giusto approccio. Tutte le decisioni sono state prese in sintonia con lei, anche queste che riguardano Cetraro, anche la comunicazione del caso di Cetraro, anche il prosieguo del caso di Cetraro, perché poi che cosa abbiamo deciso? Uh, ieri per esempio, eh, sabato, pardon, è stato fatto il tampone anche alla moglie. Uh. Non era dovuto, secondo le direttive, secondo le linee guida, perché era una paziente asintomatica. Però, vista la, il contatto stretto avuto certo. col marito. era una precauzione da, da Era prendersi. una precauzione che abbiamo uh, fatto, abbiamo adottato perché volevamo anche essere più tranquilli rispetto agli altri contatti. Cioè, certo. noi Stavo dicendo prima. agli altri 16. Agli cioè. altri 16, che poi 16 di questi, qualcuno magari era qualche insegnante che era andato anche ad insegnare sì. a scuola. Allora, questa cosa qua non ci faceva stare tranquilli. Facciamo il tampone alla signora, sempre con le, tutte le precauzioni, nel senso che sabato il 118 con l'ambulanza è andato a casa del signore positivo a prendere marito e moglie, li ha portati a Cetraro dove non c'era nessuno che faceva dialisi, nella stessa dialisi è stato fatto il tampone alla moglie, il tampone è stato portato all'ospedale dell'Annunziata. È tornata all'ambulanza dopo aver lasciato il uh, cotonfioc, diciamo, sì. questo tampone per essere esaminato. Ha ripreso la moglie e il paziente positivo e li ha riaccompagnati a casa. Ieri sera abbiamo avuto per fortuna l'esito negativo, negativo della moglie e certo. ci siamo tranquillizzati anche rispetto agli altri. Abbiamo in questa, tutta la giornata di ieri insieme alla Presidente, colloquiato, ci siamo confrontati con ANED, l'Associazione Nazionale ai sì. Modializzati, perché i pazienti che dializzano a Cetraro, che sono 20, di cui due ricoverati, non si possono muovere. I 18, qualcuno di questi dice, ma e siamo così sicuri che noi possiamo continuare mm. a fare dialisi qua? E noi abbiamo avuto un confronto molto dialettico, abbiamo detto, noi abbiamo la possibilità anche di accompagnarvi con pulmini dell'ASP negli altri tre centri del Tirreno, Amantea, Paola e Praia Mare, a seconda della vicinanza del vostro domicilio. Decidete voi se, perché spostare il paziente positivo diventava un problema, perché certo. spostarlo in un altro ospedale avremmo detto, ah, vengono ad infettare anche quest'altro presidio. <ride> Abbiamo pensato che la cosa più logica era spostare i 18 pazienti, se volevano. Altrimenti continuavano a dializzare là in tutta sicurezza perché, ripeto, il paziente positivo di, di, di cetraro dializza in un turno in cui è da solo, perché viene tutto sanificato, in quella stanza non dializza più nessuno per tutta la settimana e quindi diciamo che... Siamo riusciti ad adottare tutte le precauzioni, abbiamo gestito anche il caso positivo in completa sicurezza. È una fase post che è stata a quanto pare insomma, gestita e che è ancora in corso di gestione con tutte le precauzioni sì, possibili. Noi fino, eh. fino a mezz'ora fa abbiamo tramite il Dipartimento di Prevenzione avuto notizie che i due signori stanno molto bene, sono a casa così come stanno bene sono sintomatici. Quello, quello che emerge, ne parlavamo anche... Eh, prima di averla in studio perché abbiamo avuto anche il sindaco Aita, Angelo Aita di Cetraro, emerge un uh, dispositivo molto coeso, regione, dipartimento, istituzione locale, ospedale insomma, di, di Cetraro, ma emerge anche l'importanza del reticolo della medicina territoriale, insomma, no? quindi quanto sono importanti i presidi e quanto sarebbe Danilo, dottore Belcastro, tra virgolette, anzi togliamole pure le virgolette, criminale far dipendere l'esistenza di presidi territoriali da calcoli contabilistici, da atteggiamenti legulei, iperburocratici. Sulla sanità territoriale non si può scherzare. Ora, eh, io mi auguro che questa dialettica, lei ci ha assicurato prima, essere abbastanza positiva tra la struttura commissariale, la Direzione Generale della Salute Calabria e l'attuale presidente Santelli. Continui in maniera serena e in maniera collaborativa. Però la regione adesso deve anche riappropriarsi perlomeno dell'orgoglio di difendere, se non addirittura di incrementare le postazioni di medicina territoriali che possono salvare. Tantissime persone possono essere decisive, come anche nel caso Cetraro, che lei ci ha confermato essere addirittura un caso complesso che potrebbe fare scuola, no? Sì, anche il tavolo operativo, che è un tavolo permanente, un comitato nazionale permanente presieduto da Borrelli, spesso presieduto da Conte con tutti i ministri, come sabato sì. mattina, ha dato atto che ci siamo comportati in maniera egregia. Anche nella prima comunicazione, subito dopo le 16, Appena saputo del risultato abbiamo avuto la possibilità grazie ai riferimenti territoriali e abbiamo dato notizie rassicuranti però del fatto che c'era un test positivo. Allora siete stati chiarissimi, ci hanno detto. Non tutti riescono a darci allora. le notizie. Direttore, la interrompo per dire due cose, intanto abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione, ma... Eh... Io solo... una sì. precisazione, giusto perché sennò sembra che non volevo... No, no, non prego. Si risponde. Allora, noi quello che ci manca e ci è mancato in questi anni è stato proprio il territorio, mm. perché gli ospedali poi alla fine, quando, nella fase acuta, quando uno arriva in ospedale lo si prende in carico, certo. il problema è il territorio che ci manca, purtroppo è stato sacrificato. Oggi abbiamo visto come cambiando lo scenario, noi il primo periodo di questa epidemia l'abbiamo vissuto concentrandoci sui tre ospedali che avevano i tre reparti malattie infettive, abbiamo capito ad un certo punto che lo scenario era cambiato e dovevamo andare sul territorio. Quindi Dipartimento di Prevenzione e Medici di Medicina Generale Pediatri di Libera Scelta. Che anche in questo caso ci sono stati vicinissimi. Sono st mh, insieme al Dipartimento Tutela Salute, stanno seguendo questo caso, stanno seguendo, noi abbiamo anche per i numeri che diceva prima a livello nazionale e mondiale, noi abbiamo ad oggi 50 isolamenti domiciliari, quindi 50 persone che sono in isolamento domiciliare, abbiamo effettuato 33 tamponi, solo uno è stato positivo. Tutti gli isolamenti domiciliari sono allo stato asintomatico e non necessitano di ulteriori eh, di ricovero. Di Poi ulteriori lei ci diceva pace. ci sono continue verifiche, telefonate, assistenza. No? Si fa quello che prevede la sorveglianza sanitaria. Almeno due volte al giorno si chiede di misurare la febbre, si chiede come stanno. Cioè, fatemi, fatemi fare... cosa che è Una sì. cosa che abbiamo solo noi da sì. oggi, ecco, anche sui voli nazionali, allora fino a ieri, i controlli per disposizioni ministeriali nazionali del governo e della protezione civile si facevano agli aeroporti solo sui voli internazionali e su quelli provenienti da Roma, perché Roma non riusciva a gestire i transiti. Sì. Da oggi. Solo la Regione Calabria, grazie alla collaborazione fra Regione e Sacal, si sì. stanno effettuando i controlli anche sugli altri voli nazionali che non siano da Roma. Quindi stamattina è stato fatto alle 7 Malpensa e Bergamo, abbiamo già iniziato con i volontari della protezione civile con Sacal e con i medici volontari Bene, che noi mandiamo. Belle ottima, pagine di sanità. Ottima notizia, ottima notizia. Dicevo poco fa, ehm, io strapperei al eh, direttore una promessa di un impegno perché in realtà era di tutta evidenza che questa. Uh, emergenza coronavirus assorbisse, asciugasse Beh, tutto chiaro. il tempo a nostra disposizione, ma naturalmente ci rivedremo con il direttore perché siamo invece uh, interessati a, a ragionare di. Uh, aspetti che riguardano l'organizzazione sanitaria non legate all'emergenza ma ai prossimi anni al piano della d'azione certo. insomma uh, a tutte quelle cose che invece poi impattano seriamente quanto mi sarebbe Vo piaciuto chiamarlo assessore <ride> volevo, volevo fare però l'antipatico alla fine eh, lo so che non, non dovrei farlo ma lo voglio fare perché proprio ieri ho visto più e più volte condiviso sui social Network, una notizia che era stata diffusa qualche settimana fa. La notizia, direttore, lei la ricorderà senz'altro perché mi pare di ricordare, mi corregga se sbaglio, vi costrinse ad una precisazione come Dipartimento Regionale. La notizia era sostanzialmente questa. Peraltro una notizia assorbita anche dal titolo. La Calabria è l'unica regione in Italia. Eh, sul quale sostanzialmente il governo non può fare affidamento per la gestione dell'emergenza coronavirus, perché veniva descritta la eh, Calabria come una regione in ritardo, non attrezzata, non organizzata, insomma, l'appestata d'Italia. Allora, ora i fatti si sono intestati, diciamo, di smentire non solo che noi non fossimo la più appestata, certo. o come il caso di Cetraro anche quella disorganizzata ma probabilmente, eh, ovviamente senza nessuna eh, considerazione positiva, eh, però si sono anche intestati di dire che l'organizzazione a volte è necessaria ma non è sufficiente. Che, mi auguro che finisco qui, però ne abbiamo eh. affrontato solo uno. No, eh. no, no. Non no, ce beh, ne andiamo cioè, di tanto No, no, per sì, carità. Però se mi permettete, eh. questo è importante, vorrei eh. chiarire questa sì, cosa perché ogni tanto pure. la si tira fuori. Usiamo il tempo che ci serve. Allora. In una circolare, perché dopo il 25 gennaio, il primo incontro che c'è stato al Ministero, ci chiamò il Ministro Speranza sabato e venerdì sera 24 per essere lì sabato mattina. Ogni regione ha dovuto dare delle indicazioni, ci chiesero di indicare una struttura di riferimento, ogni regione doveva indicare una struttura di riferimento alla quale il numero verde 1500 che stavano per istituire avrebbe dovuto smistare le telefonate per regione di competenza. Noi il giorno dopo abbiamo indicato la struttura di malattie infettive, il reparto di malattie infettive dell'Ospedale Pugliese Giaccio. Abbiamo mm. comunicato, fatto il report, dato i due numeri invece che uno, come chiedevano loro: uno dell'infermeria e uno del medico di guardia, in modo da se uno era occupato potevano chiamare l'altro e l'abbiamo dato. Questo foglio, questo report, è qualcuno al Ministero, per ammissione del Ministero, mm. del Direttore Generale della Prevenzione, dottor Damario. Pare che gli sia sfuggito. La cosa, e quindi loro hanno scritto nella circolata del 31 di, di gennaio, Penso. ancora la Regione Calabria non ha individuato la struttura di riferimento. Siccome nel frattempo era successo, dopo il caso di Vibbo, che è di prima del 25 sì. gennaio, il caso di Taurianova, certo. della signora di Taurianova, il cui caso è stato gestito, grazie al 1500, quindi al numero verde nazionale del Ministero, dall'Unità di Malattie Infettive del Pugliese, quando io ho chiesto, dico scusate, se la signora di Torinovo, meglio il genitore, ha chiamato il numero verde e voi l'avete cioè... smistata lì, ah, avete ragione, sì, c'era sfuggito il dato, voi l'avevate già individuata la struttura per tempo. Benissimo il chiarimento, benissimo il chiarimento. però direttore, diciamo, è, ed è questa la sottolineatura, ehm, e poi diciamo, riprendiamo il discorso che abbiamo sviluppato poco fa anche con il sindaco di Cetraro. Il tema drammatico dei social perché quella notizia viene ricondivisa certo, e veicolata poi... come se fosse una notizia attuale e diventa virale e diventa virale questa sì e, e, ed è una notizia lo dico per chi ci ascolta e per chi eh, dovesse averla vista è una notizia falsa non corrisponde alla verità Ricondividerla o darle ulteriore amplificazione è una assoluta sciocchezza, Criminogena quasi una eh. nota, allora, direttore va bene, eh, buon lavoro perché grazie. immaginiamo che noi dobbiamo ha assolutamente voi, bisogno. Strappiamo la promessa per ragionare un po' diciamo, del, quando, quando dei volete. contenuti <ride> di questo percorso della sanità in Calabria che non è un percorso semplicissimo. Sappiamo che le assunzioni sono. Eh, inferiori alle necessità. Sono un po' poche, sì. eh, Inferiori alle aspettative eh, e quindi questo eh, dovrà, cioè, metterà sicuramente alla prova l'aspetto organizzativo. Insomma, eh, la strada è in salita, Ugo. Eh? Diciamolo perché sì. la strada è in salita. Ce la faremo. Beh, ce qualcuno la faremo. sta andando verso gli ospedali di campo, ma ce la faremo. <ride> Abbiamo anche installato 20. Sì triaggi campali, 20 tende sì, sì. per fare il pre-triage davanti ah, è agli, vero allora? agli ospedali sì. Sì. An, tranne Vibbo e Catanzaro ospedale pugliese con i quali stiamo discutendo per un problema di spazi proprio De di spazi. Dove, dove montare, dove allestirle eh, Beh, certo perché le strutture sanitarie sì, perché vanno non... messe <ride> è chiaro, vicinissime è insomma al pronto soccorso e, e non tutti hanno gli non spazi, non sono particolarmente adicenti. felici come posizione, <ride> né <Ne> Vibbo né <ride> Catanzaro grazie direttore grazie Ugo, grazie il fatto che la mucchina non te la diamo. Ci, eh. rivediamo, ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento. Di la mucchina all'oncia. All'oncia, non all <ride> alla, alla prossima. Grazie.